Ciao a tutti, questo è un esempio di floricoltura o idrocoltura. Questo Come potete vedere, queste piante sono molto più consapevoli dell'essere umano. Praticamente la pianta non viene obbligata o non verrà obbligata a sviluppare radici acquatiche, ma sceglie lei. Praticamente la pianta, che ha bisogno sempre di qualcuno che gli dia l'acqua, specialmente in estate, e la giusta quantità di acqua. Con questi esperimenti facciamo in modo che la pianta diventa autonoma. La pianta praticamente, ci sono poi anche, c'è dietro tutta una conoscenza, La pianta praticamente sceglie da sola di sviluppare delle radici bianche, addirittura grosse fino al 500%, per nutrirsi di acqua. Questa è già una pianta che vive in acqua. Potete immaginare questa pianta qua in estate, se voi riempite tutto il barattolo di acqua nutrita, che poi noi insegniamo nei nostri corsi dell'associazione cos'è l'acqua nutrita, la vera acqua santa. Questa è un'altra pianta che sta benissimo. La potete mettere in casa e lei vivrà mesi o addirittura col barattolo giusto anni. Non ha bisogno di nessuno, non gliene frega di pregare che l'uomo gli dia l'acqua. Qui adesso vi faccio vedere una pianta che è normale, che si sta adattando. Vedete, queste sono le radici bianche e grosse che serviranno. Io le chiamo radici bianche invece di quelle nere e marroni. Queste sono le braccia della consapevolezza. Queste radici qua, quando saranno sviluppate, non, queste piante non avranno più bisogno della terra, come l'uomo. L'uomo alla fine non avrà più bisogno della terra. Vedete? La facciamo abituare piano piano e diventeranno piante acquatiche. Adesso metto in pausa, vi faccio vedere altre piante. Queste sono altre piante in fase di maturazione. All'inizio verrà cambiata l'acqua, è una fase di adattamento, fin quando svilupperanno le radici bianche come questa. Metto ancora in pausa. Queste sono piante che da mesi sono in bagno. Vedete? Loro vivono lì. Come potete vedere, stanno benissimo. L'unica cosa è aggiungere un pochettino d'acqua, quella che evapora. Vi posso assicurare che le piante stanno bene e non hanno bisogno della terra, ok? Un giorno l'uomo, anche lui, non avrà bisogno della terra, ok? Questa è una pianta che ha bisogno della terra, però
Per il momento verrà nutrita sotto, solo da qui sotto, e pian piano verrà trasformata in idroponica. O in acquaponica, o in idrocoltura, o chiamatela come volete, sono solo parole, ma sono i fatti quelli che parlano.